Tornato appuntamento con il Memorial de Piano a Solofra, siamo con Liberato Pisano che è organizzatore di questo evento, è la seconda edizione. Quali sono le novità? La seconda edizione di quest'anno, le novità sono che quest'anno si svolgerà questo quadrangolare solo con squadre di Serie D, anche perché non avendo una squadra giovanile competitiva come la prima edizione abbiamo optato per questo qua. E anche approfittando della lunga sosta del campionato per quanto riguarda la Serie D, abbiamo trovato favorevoli il CAB Solofra, Afragola, Rocca Rainola e Ponte Cagnano. E praticamente il torneo si svolgerà nella giornata di sabato con le due semifinali e poi domenica abbiamo solo la finale primo e secondo posto, però prima ci sarà un'esibizione dei nostri giovanissimi del CAB Solofra. Quest'anno ci sarà anche la presenza, diciamo, di personaggi importanti della pallacanestro campana. Sì, infatti ieri proprio ho avuto la conferma che ci sarà per la premiazione il presidente regionale FIP, signor Manfredo Fucile, quale mi ha fatto molto piacere che mi ha confermato la sua presenza, e poi ovviamente oltre ai rappresentanti del comune e poi del popolo sportivo Solofrano, diciamo. Che ricordo ha di Giuseppe De Viano? Allora, con Giuseppe abbiamo condiviso molti anni, sia sull'associazione sia al di fuori dell'associazione, come eravamo e siamo rimasti molto amici. Ho un bel rapporto con la famiglia e anche con i suoi ragazzi, i suoi amici di Salerno che fanno parte di un gruppo di bikers che anche loro saranno presenti alla manifestazione. E in cuor mio mi sento di poter di fare questa cosa perché è un mio modo per ricordare a tutti la figura di Giuseppe. Un invito alla città, quello soprattutto di presenziare e di ricordare tutti insieme Giuseppe. Sì, un invito alla città di venire perché comunque saranno 2 giorni di sport, spettacolo e come voleva lui di divertimento e di casino.